Non ci credereste mai, ma c'è qualcuno che modifica anche l'ape. Guardate cosa è stato realizzato qui. Daniele dell'Ape Car Show di Carpegna. Quanti siete innanzitutto? Dipende dalle gare, comunque sui 35-40. Ecco, quindi voi prendete un'ape e poi cosa ci fate? E poi ci divertiamo un po' a modificarlo. Spiegaci questa, per esempio, sembra mezza moto, mezza ape, non si capisce, dei roll bar. Sì, qui è stato mantenuto il telaio originale della moto e è stato applicato alla cabina dell'ape. Dobbiamo rispettare un regolamento WISP per poter correre in delle gare e per il resto possiamo sbizzarrirci come vogliamo con qualsiasi cilindrata, qualsiasi motore. Ecco, quindi ognuno di voi ci mette del proprio. Sì, ognuno in base a quello che ritiene il motore migliore, la ciclistica migliore, ce lo costruisce moltissimi fatti in casa, alcuni gli aiutano le officine, comunque ci divertiamo così. Tanto per capire, prezzo base di un'ape e a lavoro concluso quanto avete speso? Dipende da cosa vuol fare uno. Questo qui è un'ape abbastanza costoso perché gli esperti potrebbero notare dei dettagli bellissimi, tipo il cambio elettronico, ha tantissime modifiche, è il top, diciamo. Però ci si ingegna molto anche con dei pezzi rimediati nelle demolizioni. Sui 3.000 euro ci si comincia a divertire. Elegante come una berlina, scattante come un go-kart. E anche questa è un'ape car. Loris, qui cosa avete fatto? Sì, niente, questo qui è stato fatto tutto in casa da mio babbo. Versione saetta McQueen, ovviamente. Sì, ci piaceva farlo così, un po' diverso dagli altri almeno. Quindi avete cominciato a lavorare su una piccola ape, trovata dove? Era in famiglia, l'avete comprata apposta? No, l'abbiamo comprata poco, dopo abbiamo trovato una moto incidentata, abbiamo preso il motore, un pezzo in demolizione, tutte le cose rimediate. Un'ape di questo tipo a che velocità può arrivare? Ma non lo so, 160, 180 dovrebbero arrivarci. Ecco, diciamo che voi correte solo in pista, ovviamente. Sì, sì, solo in pista. Anche le ruote, che ruote montate? Queste sono quelle posteriori dei quad. Adesso sono un po' finite, tanto per girare qui va bene lo stesso. Senti, tu e tuo padre, quindi una passione di famiglia, ma perché sulle ape e non su qualcos'altro? Una volta abbiamo visto una gara con le ape, cioè, ci è iniziato a piacere, mio babbo correva con le moto, una cosa e l'altra ci ha preso la passione per questi mezzi. Di questo esiste anche un campionato, l'Ape Proto Evolution, nell'entroterra romagnolo e marchigiano. Andrea, quante gare sono? Di solito sono 7-8 gare all'anno in base un po' alla disponibilità della gente che organizza, ecco. È un regolamento WISP, è un gruppo molto unito, molto, molto equilibrato, come, non so come dire, comunque siamo molto contenti di questa cosa. Che la gara più bella da vedere, dovendo scegliere? Diciamo che la gara più sentita è quella di Carpegna, perché quest'anno sarà l'undicesima edizione, dunque molti anni che c'è, è molto organizzata, molto spettacolare, ecco. Senti, quindi c'è un campione nazionale, diciamolo, chi è il campione nazionale ad oggi di queste ape car? Il campione nazionale, visto che l'anno scorso è il primo anno ufficiale di ste gare, ci sono tre categorie, della categoria maggiore, quella un po' più importante, diciamo, è Davide Stefani, che oggi non c'è, che è fuori per lavoro, ecco. Ma tre categorie addirittura, quindi da che cosa cambia? In poche parole, le categorie vanno dalla cilindrata. La 1, che è la più piccola, è quella lì con motori ape elaborati. Dopo c'è la categoria con motore due tempi e il quattro tempi, la 3.